Il film sta per cominciare. Ecco 10 segreti delle sale cinematografiche che non vogliono tu sappia. Azione sul grande schermo, effetti speciali fantastici, totale immersione sensoriale e il buon vecchio popcorn. Tutti amiamo andare al cinema e provare queste sensazioni. Ma chissà se ti farai una nuova idea delle sale cinematografiche una volta scoperto che mentre ti godi il film sei osservato a tua insaputa. Stai per scoprire tutto su questo e altri incredibili segreti sul funzionamento delle sale cinematografiche. Ma prima di cominciare a svelare i segreti, prenditi un momento per iscriverti al nostro canale e abilitare le notifiche per tenerti aggiornato con i nostri nuovi contenuti. 1. La maggior parte degli incassi non deriva dalla vendita dei biglietti. Sembra strano, ma i cinema incassano più soldi dalla vendita di popcorn e Coca-Cola che dai biglietti. Come può essere? Il fatto è che gli esercenti devono pagare molti soldi agli studios per i primi 2 mesi di distribuzione. Passati questi 2 mesi, tutti gli incassi appartengono alla sala. Ecco perché a volte alcuni film sono ancora in sala mesi e mesi dopo la loro uscita. Come funziona, quindi? Supponi di aver pagato 10 euro per vedere il nuovo film degli Avengers. Pensi magari che tutti i tuoi soldi vadano alla sala cinematografica, o forse divisi a metà con lo studio di produzione. La verità è che nelle prime 2 settimane l'esercente deve pagare il 75-80% dell'incasso della sala ai produttori del film. La sala quindi tiene appena dai 2 ai 2,50 euro dei 10 che hai pagato, qualora avessi voluto vedere il film il giorno della sua uscita, o comunque nelle prime 2 settimane. Ci sono addirittura casi come quello del film Star Wars Episodio 2 La Guerra dei Cloni, in cui lo studio ha preso il 100% degli incassi durante i primi 14 giorni dall'uscita nelle sale. Le cose migliorano a partire dalla seconda e terza settimana dopo l'uscita, quando le sale tengono il 45-55% dell'incasso al botteghino, numeri che salgono all'80% passato il primo mese. A quel punto però la maggior parte degli spettatori avrà già visto il film tanto atteso e anche incassando questa piccola parte dei loro profitti, le sale devono sempre pagare i costi del loro staff e del mantenimento. Come fanno quindi a fare profitto alla fine? La risposta è nelle vendite collaterali. Gli spettatori pagano ad esempio 3 euro per il popcorn a fronte di un costo di produzione di nemmeno 10 centesimi o 2 euro per una Coca-Cola che ne vale quasi zero. Ora che sai quanto devono lottare per riuscire a restare in attivo, potrai perdonare agli esercenti questi trucchetti. 2. La piaga della pirateria. Una delle peggiori piaghe della nostra epoca quando si parla di cinema sono le persone che vanno in sale il giorno d'uscita di un film solo per registrarlo. Guarda in HD è uno dei termini di ricerca più popolari su Google quando esce un nuovo film. E malgrado le registrazioni fatte con scadenti smartphone siano lontanissime dall'HD, c'è comunque chi le guarda. Lo staff delle sale cerca in tutti i modi di debellare questo problema. Negli USA, l'Associazione Esercenti Americani incoraggia il seguente approccio. L'impiegato di sale che riesce a impedire che un film venga piratato ottiene un premio di $500. Niente male come bonus allo stipendio. 3. Gli spettatori più giovani possono guardare i film vietati ai minori. Per scoraggiare gli spettatori più giovani da contenuti disturbanti, alcuni film escono con divieti ai minori di una certa età, ma l'efficacia del divieto è scarsa. Ad un minore di 14 o 18 anni basta intrufolarsi in una multisala quando 2 film iniziano alla stessa ora e comprare il biglietto per quello non vietato. Molto spesso il personale non controlla attentamente il biglietto e lascia passare senza battere ciglio. Un altro modo molto semplice per vedere quel film vietato è chiedere a qualcun altro in fila di comprare il biglietto per... 4. Gli spettatori si commuovono, piangono o scappano via terrorizzati. Qual è stata la tua reazione emotiva più forte dopo aver visto un film? Può darsi tu sia uscito in lacrime dalla visione di Titanic o Hachiko, perché in certi momenti del film ti hanno toccato le corde giuste. Clicca mi piace se uno di questi film o entrambi ti hanno fatto piangere. Per quanto mi riguarda ero in lacrime dopo i primi 5 minuti di Up della Pixar. Può darsi invece che tu sia uno di quegli spettatori che voltano lo sguardo quando sullo schermo c'è qualche scena violenta o spaventosa. Nei cinema capita spesso che non si riesca a mettere a tacere le emozioni, ed è normale. Ad esempio, un horror su dei cannibali intitolato Raw si spinse troppo oltre per una coppia di spettatori del Toronto Film Festival nel 2016. Svennero durante la visione e uno dei due si fece male alla testa cadendo. Per fortuna di entrambi non ci furono conseguenze troppo serie e furono presto dimessi dall'ospedale dopo alcuni controlli.
Chi lavora in un cinema ha molte storie come questa da raccontare. Hanno sempre un kit di pronto soccorso a portata di mano. 5. Modi creativi di introdurre cibo in sala. Metti caso non ti piaccia il popcorn o le altre cose che si vendono al cinema, o li trovi troppo costosi. Cosa fare? È severamente proibito introdurre cibo dall'esterno in sala. Molte persone comunque cercano di violare questa regola. Chi lavora in un cinema ha assistito a moltissime infrazioni a questa regola. A volte le telecamere interne di sicurezza catturano momenti esilaranti. Una coppia aveva nascosto cibo in abbondanza in un passeggino con il quale era entrata in sala. Una ragazza si era invece nascosta della pasta nello zaino e si era accomodata in sala per mangiarla. 6. Molte persone evitano i film in 3D. L'epoca d'oro del 3D sta per finire, e non solo a causa dei prezzi più elevati di questi film e dei fastidiosi e spesso rovinati occhiali da indossare. C'è una ragione più importante per rinunciare al 3D. Quando indossi quegli occhiali, i tuoi occhi comunicano al cervello che ti stai muovendo. C'è l'illusione di trovarsi nel movimento del film e questo manda in tilt i canali ottici del tuo cervello. Il tuo orecchio interno, responsabile per il tuo equilibrio, dice invece al tuo cervello che non ti stai muovendo, ma sei seduto e fermo. Tutto questo crea un disagio e un malessere che molti di noi avvertono guardando film in 3D. Infine c'è chi, ed è il 20% della popolazione, incluso lo stesso Johnny Depp, non riesce a percepire queste tre dimensioni. La studiosa di neurobiologia ad Harvard, la dottoressa Margaret Livingston, spiega che il motivo potrebbe essere una insensibilità al 3D, che dipende dal modo in cui gli occhi sono allineati. 7. Se qualcosa va storto durante la proiezione, è inutile chiedere aiuto al proiezionista. Anche se il proiettore di una sala va programmato durante il giorno, in realtà non c'è nessuno in cabina mentre guardi il film. Oggi è tutto digitalizzato e molti procedimenti in sala sono totalmente automatizzati rispetto a come ce li immaginiamo fin dal secolo scorso. Ricorda quindi che nel caso ci fossero problemi con la proiezione, immagine sfocata o fuori centro, eccetera, bisognerebbe uscire e andare a segnalarlo allo staff di sala all'ingresso. Non servirà a urlare verso la cabina del proiezionista perché non c'è nessuno lì dentro. 8. Le sale cinematografiche sono colme di immondizia durante i weekend. Il breve intervallo tra due proiezioni non basta allo staff di sala per pulire a dovere un cinema. Ecco perché i pavimenti spesso rimangono appiccicosi e trovi regolarmente gomme masticate sotto il tuo sedile. Se pretendi pulizia, meglio andare al cinema al primo spettacolo ed evitare ad ogni costo di andarci il venerdì e sabato sera, quando le sale sono più affollate. Ed è comunque sempre buona norma dare tu stesso il buon esempio e le persone con te. Capita a tutti di versare goffamente la nostra birra o far cadere per sbaglio del popcorn. Se però vicino a te vedi bambini o persino adulti iniziare a tirarsi il popcorn per gioco o attaccare la gomma sotto il sedile o lasciare spazzatura in giro come niente fosse, fatti sentire e soprattutto insegna ai tuoi bambini che non è così che si fa. 9. Nei cinema scoppiano spesso delle risse. Un conflitto può scoppiare ovunque e i cinema non fanno eccezione. Può sembrare che non ci sia nulla da discutere e che nessuno possa davvero essere disposto a usare la forza per difendere un film che ama. Invece, c'è sempre chi ama attaccar briga e questi troveranno sempre un pretesto per farlo. Può trattarsi di qualcuno che li ha preceduti nel parcheggio o che vengano infastiditi da qualcuno che parla al telefono durante il film o mastica troppo rumorosamente. 10. Sei osservato. In ogni sala cinematografica ci sono telecamere di sicurezza puntate verso i sedili. Non è nemmeno solo sicurezza, serve anche a prevenire risse o pirateria. Grazie a queste videocamere a circuito chiuso, lo staff di sala può individuare e cacciare fuori le coppiette che si sono spinte un po' troppo oltre nelle effusioni. Ricordati di questo la prossima volta che decidi di guardare un film dalle ultime file e preparati a ricevere attenzioni indesiderate se non ti comporti bene. Conosci altri segreti di come funzionano i cinema che vuoi condividere? Fallo nei commenti qui sotto. Non dimenticare di iscriverti al nostro canale. Unisciti al lato positivo!